Scordamaglia, amministratore delegato di Inalca Cremonini, è ospite anch'egli della quinta edizione di Outlook and Go Europe. Io mi concentrerei su un aspetto del suo intervento che ho trovato molto interessante relativamente all'etichettatura nutrizionale a semaforo. Lei ha spiegato che ci sono alcuni prodotti che ottengono un via libera e alcune eccellenze italiane che inspiegabilmente subiscono degli stop dannosi. Ce la spiega meglio? Sì, l'ho citato questo esempio come proprio esempio emblematico dell'inadeguatezza dell'attuale sistema decisionale europeo, di quanto poco venga fatto per armonizzare aspetti fondamentali nella vita del cittadino. Cibo, la scelta di ogni giorno è fondamentale, un sistema di etichettatura che dia immediatamente informazioni su quello che il cittadino sceglie nella propria dieta è fondamentale. L'Europa sull'etichettatura nutrizionale sta invece mandando avanti proposte di singole multinazionali, di singoli paesi, che paradossalmente finiscono per penalizzare le eccellenze italiane, perché magari un microgrammo in più di sale, zucchero o grasso fa attribuire un bollino nero o rosso, mentre un edulcorante di sintesi, un composto chimico di minor costo, fa improvvisamente trasformare questo alimento in un miracoloso claim salutistico. E l'assenza europea su questo è gravissima. Lei ha usato parole di censura anche per la, verso le sanzioni alla Russia. Lei ha parlato di un mercato che ha fame di Italia e che evidentemente noi finiremo per essere penalizzati se l'Unione Europea desse ancora corda a un credito alle sanzioni. Quali settori in particolar modo finirebbero penalizzati? Chi dice che le sanzioni alla Russia creano un danno democratico per tutti, un sacrificio per tutti, dice il falso. Basta guardare i numeri, le imprese americane addirittura e soprattutto quelle tedesche hanno aumentato nel periodo delle sanzioni il loro business con le imprese russe. L'Italia è stata la più penalizzata, nel settore agroalimentare abbiamo perso oltre 1 miliardo di euro e soprattutto siccome i russi adorano tutti i prodotti di eccellenza italiana, il fatto di non poterli più esportare vuol dire che si è stimolata la proliferazione di Italian sounding, di fenomeni, di prodotti che di italiano hanno solo limitazione alla bandierina falsa, che magari vengono dal Cile e dalla Turchia, rischiando di perdere definitivamente un mercato di esportazione in costante crescita, quindi da revocare al più presto con l'intervento e con il veto almeno italiano. Domando anche a lei, e altri relatori, come si governa l'Europa? Una domanda difficilissima. Certo, credo che sia evidente che, come dicevo, oggi l'Europa stia a metà del guado e al metà del guado si affonda. Quindi se non si vuole tornare indietro bisogna andare avanti, vuol dire crederci un po' di più, ma vuol dire anche da parte di chi oggi ci fa la lezioncina di economia di capire che rischi economici, misure fiscali e regole di lavoro vanno condivise, altrimenti continuiamo a giocare inutilmente.